Siamo all'Alpe Burchi di Macugnaga, a 1600 metri, in un luogo che ha storia a partire dal 1871, quando il trisnonno di mio marito iniziò a venire in alpeggio. Noi siamo la sesta generazione, anzi in realtà la quinta, la sesta sono i nostri figli, che ha deciso di portare avanti questa storia di tradizione di latte di montagna. Questa società nuova agricola che è la Burchi, che parte dall'ottobre del 2013, integra in sé una serie di persone con competenze diverse. Io, che vengo dal mondo della ricerca e che mi occupo sostanzialmente del caseificio, mia cognata Silvia, che invece arriva dal mondo della comunicazione, che produce il vestito e tutto ciò che accompagna ciò che è l'agriturismo e la sua crescita, e mio marito, che è l'emblema della tradizione ed è colui che si occupa sostanzialmente di tutta la parte agricola e del girare la polenta, ovviamente. Nel 2013 abbiamo iniziato questa esperienza e nel 2014 il primo investimento del GAL, che ci ha permesso di realizzare un caseificio d'alpeggio. Con questo caseificio d'alpeggio abbiamo fatto un grande balzo avanti, permettendoci di ampliare tantissimo la qualità e la quantità dei prodotti offerti, e poi siamo arrivati a questo punto un anno e mezzo fa con il nuovo bando del GAL, che ci ha permesso invece di aumentare la vetrina che presenta i nostri prodotti e quindi creare un link molto più stretto con il parterre turistico e quindi dare appunto un vestito più adeguato a quello che era la qualità dei prodotti che stiamo cercando di proporre. La nostra realtà è una realtà molto integrata all'interno della montagna e attraverso i nostri prodotti, la nostra storia e le nostre persone avete proprio la possibilità di entrare in contatto con il mondo agricolo dell'Ossola, direi, perché mi sento molto vicina a tutte le altre realtà che ci sono qua intorno, in tutta l'Ossola e il VCO.